Benvenuti a tutti ragazzi nel video di oggi dove andremo a tagliandare l'MT-09. Tagliandare nel senso di andare a cambiare solamente l'olio e il filtro dell'olio. Di cosa avremo bisogno oggi? Ve lo faccio vedere subito. Sicuramente avremo bisogno di olio buono. Io ho comprato un Bardal 10W40 XTC C60. Ho sempre comprato questo, è uno dei top di gamma di casa Bardal. Mi ci sono sempre trovato bene e continuo ad utilizzarlo. Comunque fate sempre riferimento ai manuali delle vostre motociclette per andare a vedere la gradazione che necessita il vostro motore. Io consiglio sempre di prendere la gradazione che sta scritta sul manuale, quindi faccio riferimento a quella e compro dell'olio, in questo caso appunto 10W40. Poi ovviamente avremo bisogno del filtro dell'olio. Questo è un iFlow, non è una Yamaha ufficiale, ma tanto ragazzi i filtri dell'olio sono tutti uguali. Avremo bisogno di questo attrezzo che appunto ci servirà per smontare il nostro filtro dell'olio, un recipiente per andare a mettere l'olio esausto, cioè l'olio vecchio che scaricheremo dal nostro motore. Mi raccomando, poi scaricatelo nel tombino o nel giardino di casa vostra. No, scherzo ragazzi, mi raccomando, l'olio esausto portatelo sempre nei centri di raccolta degli oli esausti. Sosteniamo per favore il nostro pianeta, almeno facciamo le cose come si deve. Poi utensileria varia, in questo caso è stata fornita da XL Moto. Vedete qua c'è tutta l'attrezzatura per smontare qualsiasi cosa. Non so se voi ce l'avete, io ce l'ho e quindi in questo caso la uso. Questa è una chiave dinamometrica per andare a stringere con la giusta coppia di serraggio la vite di scarico dell'olio. Ovviamente tutte le coppie di serraggio, tutte le quantità d'olio e quant'altro sta scritto sul manuale, quindi fate riferimento a quello e non avrete problemi. Altra cosa non meno importante, i guanti, così non ci sporchiamo. Uno straccetto per asciugare e mi raccomando, vestiti sporchi o datati. Quindi mi raccomando, insomma, voglio dire, non andate a fare un cambio dell'olio con la camicia e i Jackerson. Bene, partiamo subito con l'operazione. Andiamo ad accendere maglia, facciamo scaldare il motore così da far defluire più facilmente l'olio. Eccoci qua. Partiamo subito così. Vi faccio vedere di preciso su cosa andremo ad agire. Eccolo, questo è il filtro dell'olio e la vite di scarico è quella laggiù. Ok, quindi prendiamo una 17 e l'attrezzo per smontare il nostro filtro dell'olio. Prima di tutto ragazzi, mi raccomando, togliete la vite dove va inserito poi l'olio motore. Ok, lo togliete e andiamo poi a svitare la vite di scolo dell'olio. Allora, mettiamo questa sotto. Andiamo, Pronti? Eccolo, Ecco qua. Dai che roba. Prendiamo anche la nostra chiave per il filtro dell'olio. Stringiamo. Ok, hanno stretto. Esci loro. Ma che hanno stretto? Oh. Questo ragazzi dovrebbe essere stretto a mano. Ma che l'hanno stretto? Poi dici perché te fai i lavori da solo. Mortacci vostra. Oh regà, che cazzo l'hanno stretto? Cioè questo dovrebbe essere stretto a mano, Manco col pappagallo se levava. Poi dici perché non fai fare le cose in concessionario? Tiè, ma hanno fatto sudare, oh! Cioè, guardate come ho dovuto conciare questo filtro dell'olio per farlo uscire. Incredibile, mortacci loro. Se lo so proprio meritato. Guarda, guarda. Stretto a morte. Ora ragazzi, con il filtro dell'olio nuovo, togliamo la pellicolina, prendiamo un ditino di olio nuovo e cospargiamo qui sulla guarnizione. Prendiamo l'olio nuovo, proprio una lacrima, Giusto per bagnare la guarnizione. Bagniamo tutta, eccolo qui. E la andiamo ad appoggiare, non a stringere a morte. In realtà questa, una volta che arriva così a mano, che non si riesce più a stringere, basta, non va stretta a morte. In questo caso prendiamo l'attrezzo, gli diamo proprio un quarto di giro e basta ragazzi. Ecco qua,
Basta. Benissimo, una volta finito di scolare, prendiamo la nostra vite e andiamo a riattaccarla qui sulla coppa dell'olio. Asciughiamo bene tutto. In teoria la rondella, quella che sta sulla vite dell'olio motore, andrebbe cambiata. A me non me va. Libretto uso e manutenzione YamahaMT09. Io ce l'ho digitale, potete trovarlo tranquillamente su internet. Non vi preoccupate. Vedete? Quantità olio 2,4 litri senza cambiare il filtro dell'olio, 2,7 con rimozione dell'elemento filtro olio. Noi andremo ad utilizzare appunto 2,7 litri. Poi altra pagina, vedete? Allora, coppia di serraggio, cartuccia filtro olio 17 newton per metro, mentre la coppia di serraggio del bullone di drenaggio olio 43 newton per metro. Quindi adesso appunto ci armiamo di chiave dinamometrica e andiamo a stringere la nostra vite. A posto. La chiave non entra, ragazzi. Allora, dato che non entra la chiave, perché c'è lo scarico, stringiamo a mano. Mi raccomando, a voi se vi entra e se ce l'avete, stringetela con la chiave dinamometrica. Ok, ora cosa fare? Andiamo a mettere l'olio. Ora, come procedere con l'immissione dell'olio? Abbiamo detto che porta 2,7 litri. Quindi mettiamo inizialmente 2 litri e mezzo, leviamo la moto dal cavalletto, vediamo il livello, accendiamo la moto, il livello scenderà, continuiamo a rabboccare fino a che dall'oblò la linea non sta in mezzeria tra il massimo ed il minimo. Io vi consiglio sempre una puntina sotto al massimo. E uno è andato. Anche il secondo è andato. Ora mettiamo altro mezzo litro d'olio e andiamo a controllare l'oblò. 1, 2, 3, 4, 5. Chiudiamo momentaneamente il tappo d'imbocco dell'olio motore, accendiamo la moto e controlliamo il livello dell'olio. Il livello dell'olio si controlla da questo oblò. Ci sta la tacca del minimo, che è questa qua, e la tacca del massimo, che sta sopra. Ovviamente l'olio motore deve stare in mezzo tra il massimo e il minimo. Mi raccomando, ragazzi, fate questa operazione, in quanto dato che abbiamo cambiato il filtro dell'olio, adesso l'impianto non è completamente pieno, quindi facciamo ricaricare tutto l'impianto d'olio, compreso il filtro dell'olio. Allora, come vedete là sotto, nell'oblò sta praticamente sopra la linea del minimo, quindi aggiungiamo un altro po' d'olio e siamo a posto. Un'altra cosa che vi consiglio vivamente di fare, ragazzi, sulla vostra moto una volta rimontate il tutto, è quella di pulire con un pulitore per freni la parte là sotto della coppa dell'olio, il filtro dell'olio, in modo tale che la prossima volta che utilizzerete la moto vedrete se vi perde o dal filtro o dal tappo dell'olio. Ragazzi, spero che il video sia stato di vostro interesse per poter effettuare appunto il tagliando sulla vostra moto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, commentate, condividete e soprattutto attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Un saluto dalla Vasa, noi ci vediamo alla prossima. We'll be right back.